Allora, visto che le domande sono sempre quelle riguardanti lo start, cosa farà lo start, chi dobbiamo comprare, quanto costa, e poi ovviamente tutte scaturiranno sul vendo tengo. Oggi ci soffermiamo un po' su capire quello che succede ai giocatori in varie determinate fasce, perché li divideremo per comodità, non possiamo analizzare tutto il database. Cosa succederà ai giocatori quando in varie fasi dello start, in varie fasi della prima settimana, quindi soprattutto nelle prime ore, durante la settimana, fino ad arrivare, per così dire, alla data del 29 settembre, che è l'accesso della versione standard, cioè tutti quelli che hanno comprato la standard entreranno nel gioco in quel momento lì. Prima però lasciate un like qua, se volete, ovviamente su Instagram mi trovate con John Foot Universe, eccolo qua il mio profilo, una serie di contenuti devastanti per quanto riguarda la compravendita, e anche ovviamente sulla pagina ufficiale su TikTok trovate una serie di contenuti riguardanti l'informativa per quanto riguarda Foot a 360 gradi e anche tante informazioni pure relative alla compravendita e tanto altro. Quindi lasciate un bel like a tutti e due i profili perché troverete un sacco di contenuti. Detto questo, torniamo ovviamente alle cose serie e cerchiamo di capire un po' come siamo messi quest'anno. Allora, sono arrivate le ufficialità attraverso il documento delle pitch notes. Soffermiamoci un attimo solo sulle date, visto che dobbiamo fare un'analisi per quanto riguarda lo start. Il 20 settembre abbiamo il lancio della web app, ve l'ho appena evidenziato, il 21 quello della companion app, e il 22 la notte, quindi tra la mezzanotte e lo scoccare, tra il 21 e il 22 precisamente, avremo la accesso attraverso il gioco e quindi potremo accedere finalmente alla versione Ultimate per chi ha acquistato la versione Ultimate. Non sappiamo precisamente gli orari di accesso della web app, che è l'altro momento secondo me clou, perché è proprio il primo accesso all'interno del gioco, non sono stati ufficializzati. L'anno scorso orario delle 18 più o meno si iniziava ad accedere. Perché definire, perché capire queste date è così importante per capire poi lo start, come evolverà il mercato? Perché gli altri anni avevamo sempre una differenza che c'era più marcata di tempo tra i primi istanti in cui si entrava sulla web app, solitamente era 4-5 giorni prima, e poi l'Ultimate, la versione Ultimate. Questa differenza di tempo di 4-5 giorni, come vi dicevo, permetteva al mercato di iniziare a carburare, metteva in moto un po' il mercato attraverso qualche spacchettamento, immissione di liquidità negli account, che iniziavano a far girare un po' tutta la situazione del mercato. Capite bene che allo start, se in agenda non può caricare FIFA Points, non può giocare, perché tramite la web app non si può giocare, e l'anno scorso pure le SBC avanzate dei campionati, miss campionati e nazionali miste, davano giocatori non scambiabili, è veramente difficile far aumentare la liquidità negli account. Se non aumenta la liquidità negli account, il mercato non si può ravvivare, perché non c'è gente che può spendere, banalmente. Quindi finché non ci sono gli FC Points è veramente difficile avere una buona movimentazione sul mercato. Dai 4-5 giorni degli altri anni si passa a un giorno e mezzo di differenza, perché se riusciamo ad entrare giorno 20 sulla web app intorno alle 18, alle 19 o alle 20, e quindi il tempo si è notevolmente ridotto, non abbiamo più 4 giorni ma abbiamo un giorno e qualche ora. Questa situazione ovviamente diversa rispetto agli altri anni sarà riscontrabile anche sul mercato, ci sarà meno possibilità in quel frangente di accedere per gli utenti all'interno del gioco attraverso sotterfugi, e quindi il mercato resterà abbastanza bloccato. Tra l'altro, sempre nelle pitch notes, quel il documento che è arrivato qualche giorno fa, viene confermata quella che era un po' la nostra paura, che i pacchetti benvenuto che avevamo allo start potrebbero quest'anno essere rimpiazzati da pacchetti che portano il nome di FC Founder. Dovrebbero essere pacchetti customi, kit, roba comunque non scambiabile, non più i classici pacchetti con i giocatori che all'inizio ci davano un po' di mobilità proprio sull'app. Altra differenza che c'è quest'anno con l'altro anno è che allo start del 22, ma non alla mezzanotte, alle 19 del giorno 22, avremo una sorta di prima promo. Per me è una promo non promo, anche perché si parla di una mini release, piccola release di giusto 5 giocatori che riceveranno delle carte particolari senza boost di attributi, ma sarà roba che ci aiuterà ovviamente attraverso degli obiettivi ad avere dei punti esperienza in più per il pass stagionale, sbloccare qualche pacchetto. Insomma, ci sarà da fare qualcosa con questi giocatori, ma non sarà una vera e propria promo. Fatto
sta che comunque, vedendo che nei pacchetti ci sono delle carte colorate rispetto alle carte NIF e rispetto anche al Team of the Week, che uscirà giorno 20, il primo Team of the Week, la gente sarà più invogliata a spacchettare. Mentre qualcuno gli altri anni, gli FC Points, se li spacchettava per esempio sugli OTV o sulle promo che arrivavano più avanti, quest'anno tutti quanti saranno invogliati a spacchettare allo start subito, perché prima cosa saranno più poveri degli altri anni se non ci hanno avuto nemmeno i pacchetti benvenuti, seconda cosa ovviamente saranno attratti dalle carte colorate della promo e quindi difficilmente la gente conserverà valuta sotto forma di FC Points per i giorni successivi. Il mercato avrà una fase esplosiva, possiamo definirla così, molto concentrata sulle prime ore, soprattutto i tryharder che accederanno nella notte e si ritroveranno con i 4.000 e 600 FIFA Points spacchetteranno subito e troveranno un mercato che non ha avuto una lenta evoluzione in risalita delle carte buone già nei 4-5 giorni precedenti, ma troveranno un mercato che è fermo, un mercato che aspetta solo l'immissione di liquidità per esplodere. Partiamo quindi dall'analisi dei giocatori super top. Ovviamente quest'anno Haaland è una delle migliori carte allo start, questo giocatore che già l'anno scorso ha avuto una risalita importante, però distribuita su più giorni, progressiva. Infatti possiamo vedere dalla sua carta proprio dell'anno scorso come andava man mano, andava avanti nel corso dei giorni, quanto valore andasse a prendere. C'è anche da dire che l'anno scorso c'aveva pure la carta OTV, quindi la sua carta NIF andava fuori dai pacchi, ma questa è stata l'ennesima aggiunta ad una risalita del prezzo incredibile. Vedete, passato dai 40k dello start ai 400, quindi per 10 durante tutto l'arco della prima fase dell'anno. Questa roba probabilmente non ci sarà, almeno un per 10 non ci sarà quest'anno, perché il giocatore non partirà mai da una fase così bassa, ma partirà da una fase già intermedia di primo spacchettamento che ci sarà sulla data del 22, per poi risalire durante tutto l'arco della settimana, probabilmente continuare a risalire anche oltre quella che è la data della versione standard. Quindi è un giocatore che, se trovate nei pacchetti, potete tranquillamente portare avanti per almeno una decina di giorni, 7, 8, 10 giorni, poi bisognerà valutare, però sarà un giocatore che andrà comunque in una risalita importante, perché più aumenterà la ricchezza del mercato e più questo tipo di giocatori tenderanno ad aumentare di prezzo. Stessa cosa ovviamente se lo dovete comprare, prima lo comprate meglio è, quindi se avete un po' di liquidità e questo è uno dei vostri target, banalmente compratelo il prima possibile, perché ovviamente tenderà a salire. Come Haaland, ovviamente questo discorso si fa anche su altre carte top come Vinicius, Mbappé, cioè tutti quelli giocatori che rappresentano l'elite dello start, e tutti avranno più o meno gli stessi grafici, meta più, meta meno. Poi sappiamo che quest'anno probabilmente il meta andrà anche nella direzione di quelli un po' più piccoli, che erano un po' esclusi dal meta l'anno scorso, come lo stesso Vinicius, e questi giocatori sicuramente diranno la loro sia come stats che come ibridabilità, ma anche come playstyle. Andiamo invece a vedere cosa può succedere per esempio con dei giocatori invece che hanno delle buone caratteristiche. Ho preso qui un Malen, ma ce ne sono tanti, insomma, della fascia bassa per così dire, che possono invece riservare delle ottime soluzioni per lo start per quanto riguarda il gameplay, ma che possono invece, dal punto di vista del mercato, dal punto di vista del prezzo, essere delle vere e proprie trappole. Saranno le prime carte che tutti quanti andranno a comprare, che verranno immesse in grande quantità nella serata del 22, ma molto probabilmente poi, avendo proprio degli overall bassi, avendo anche un drop abbastanza elevato, nell'arco della settimana possono andare incontro a dei cali importanti. Quindi se vi siete fatti magari già una ibrida, vi siete già costruiti una vostra squadretta utilizzando un po' quelle che si vedono in giro, guardando un po' le varie soluzioni, tra l'altro sul canale ne trovate belle ed interessanti che vi sta postando il Santu, quelle che vi siete buildati, fate molto attenzione al momento in cui le andrete a comprare. Il consiglio che io vi do è di spostare quanto più possibile in avanti il momento di acquisto di questi giocatori. È vero che uno deve pur giocare all'inizio, quindi qualche carta la deve comprare per metterla in rosa, però se le comprate al 22 all'accesso, o le comprate subito perché magari nelle primissime ore, proprio o nella prima ora addirittura, qualcuno può finire veramente veramente basso, oppure dovete aspettare 1, 2 giorni, 3 giorni, in modo che se va verso il 29 iniziano a essere immessi un bel po', perché la gente spacchetta tanto, vengono immessi in grande quantità come overall bassi e quindi le si può andare a comprare a pagarle meno. Quindi avranno una curva molto ripida, cioè partiranno molto molto basse nelle primissime ore, forse manco ci si accorgerà, parlo proprio di 1-2 ore al rilascio del gioco, il 22 notte, saliranno velocemente per prendere valore nelle ore successive, e poi chi prima chi dopo nei 3-4 giorni successivi inizieranno a calare di prezzo, anche per paura di quello che poi succede il 29, perché il 29 poi entra tanta altra gente, tanti altri pacchetti spacchettati,
risultati. Guardate ad esempio che cosa succede a giocatori come Werner dell'anno scorso, che erano proprio in questa tipologia di fascia nell'arco di pochi giorni. Ricordatevi che l'anno scorso c'era più tempo tra l'accesso e il rilascio della web app, c'erano quei 4-5 giorni di cui abbiamo parlato prima, quindi il giocatore in questione aveva tempo per poter avere una proiezione verso l'alto. Poi con la grossa immissione il giocatore calava perché veniva tanto spacchettato e quindi cedeva ovviamente all'overall basso. Alcuni hanno questa situazione del grafico ancora più accentuato, questo è un giocatore che perde la metà del valore, passa da 10 a 5 K, alcuni addirittura da 10 andavano a un K e mezzo, perché erano proprio quei giocatori starter che poi venivano talmente tanto spacchettati che non potevano mai reggere il prezzo. Andiamo quindi a vedere invece che cosa succede nella fascia centrale, cioè che è un po' quelli che non sono così scarsi da essere nella fascia starter, diciamo così, né tantomeno quelli super da SBC, che sono giocatori lenti, che non hanno caratteristiche per un buon gioco, ma non sono nemmeno dei top. Quindi si vanno a posizionare in quella che noi chiamiamo fascia intermedia. Possono rappresentare delle ottime soluzioni per il gameplay allo start, ma che cederanno il loro valore non da subito sugli spacchettamenti, ma probabilmente dalla seconda settimana, cioè ci metteranno un po' più di tempo a calare. Vi ho portato proprio saliva perché l'avevo citato prima. Questi giocatori saranno ancorati al prezzo della prima fascia, quindi che ne so, i super top Van Dijk, verranno che trascineranno verso l'alto questi giocatori, proprio perché salendo il prezzo della prima fascia del Van Dijk di turno, anche loro ovviamente, che sono le seconde scelte, dovranno ovviamente rispondere andando verso l'alto. Primo, perché se il top di gamma tende a salire, la gente non riesce ad acquistarlo e quindi deve ripiegare sulla seconda scelta, e loro sono la seconda scelta. Seconda cosa, man mano che la liquidità negli account aumenterà, perché la gente spacchetterà con gli FC points, inizierà a giocare, inizierà ad avere un po' di budget, proverà a farsi degli upgrade di squadra sin da subito, e quindi al posto di quel Djokovic che abbiamo visto prima, magari metterà in squadra un giocatore intermedio come Saliba, che è sicuramente più forte, o anche di altri ruoli. Ovviamente questa cosa succederà anche su altri ruoli e su altri campionati. È un discorso di progressione, da quelli più piccoli si passa a quelli intermedi, prima poi di avere il budget per arrivare a quelli molto più grandi. Questi giocatori quindi come si andranno a comportare nelle prime ore? Nelle prime ore anche loro partiranno bassi, come un po' succedeva con quelli là piccoli, e raggiungeranno probabilmente il top del loro valore a ridosso della rilascio della standard, cioè non caleranno durante l'arco della settimana, anzi tenderanno a salire. Quindi se trovate questi giocatori nei pacchi potete anche decidere di tenerli. Ecco per esempio uno dei giocatori che aveva questo andamento l'anno scorso. Ricordatevi che c'è sempre una differenza allo start, non ci sono quei 4-5 giorni di cui abbiamo parlato prima, ma che questa fase di esplosione si avrà probabilmente nell'arco delle prime 24 ore. Poi questo giocatore tende a raggiungere il picco di massimo, regge un po' il prezzo K più K meno, e poi tende a calare dalla seconda settimana. Ecco, questo è uno dei giocatori che l'anno scorso insomma aveva avuto questo tipo di andamento, ma come lui tanti altri giocatori della fascia intermedia che si andavano a posizionare intorno tra i 25-30k, i 50-60k, ok, quella fascia di non super top, pure finire verso i 60-70 alcuni, però che non li rende top di ruolo nei loro campionati, ma perché ci sono delle alternative più costose e più valide. Ma ci sono due fattori in più che non abbiamo ancora considerato. Il primo è che alcune di queste carte, soprattutto quelle piccole che abbiamo considerato nella fascia bassa, potrebbero essere dei giocatori che vanno ad acquisire maggiore valore se hanno la possibilità di essere inseriti all'interno dell'Evolution. Questa è una chiave importantissima di quello che succederà allo start del mercato, perché l'anno scorso l'Evolution non c'erano, e quest'anno l'Evolution sappiamo bene che saranno disponibili sin dallo start, con nella prima season addirittura 12 Evolution, non tutte rilasciate al primo giorno, sicuramente una piccola parte, 5-6, vado ad immaginare che ne arriveranno anche altre, ma non sappiamo ancora i requisiti. Di sicuro non ci si potrà inserire giocatori di calibro 85, 86, 87, cioè si partirà con degli overall bassi, e alcuni giocatori che sono già meta, che hanno già la possibilità di essere inseriti all'interno di rose ibride perché hanno delle buone stats, se finiscono all'interno di possibilità di evolution possono avere un incremento esponenziale del loro valore. Ad esempio abbiamo preso in analisi proprio questo terzetto di giocatori freschi trasferitisi in Saudi, che possono essere dei target ideali per dei blocchi da evolution. Infatti ci sta un Kessié, un Ibañez e un San Maximene, che sono dei giocatori veramente importanti per lo start. Immaginate questi giocatori con queste stats, se hanno la possibilità di andare a finire all'interno di un blocco evolutivo dell'evolution, quanto possono avere come incremento di valore. Il mercato ovviamente riconosce
riconoscerà che questi giocatori vanno a soddisfare tutti i requisiti di un blocco di evoluzione, tutti correranno a comprare il blocco di questi giocatori, magari non tutti ci possono finire dentro, ma solo uno o due di questi. Il terzo verrà trascinato su per link, perché poi sappiamo pure che questi giocatori si devono comunque buildare all'interno di una rosa, e quindi non solo i giocatori stessi acquisiranno valore, ma anche i corrispettivi link della squadra o per campionato, per nazionalità, dei loro colleghi, soprattutto la squadra. Secondo me sarà un fattore importante per i link dell'Evolution e potrebbero veramente acquisire tanto tanto valore nell'arco della prima settimana. John, ma come, sono state inserite le donne, te ne sei dimenticato? No, non me ne sono dimenticato, ovviamente, perché tutto questo discorso che abbiamo fatto, le ho fatto con esempi su alcune carte che siete abituati a conoscere, a vedere già dagli altri anni, vale anche per le donne. Ci saranno dei top di gamma anche nelle donne, perché sicuramente il meta andrà anche in quella direzione. Ci saranno delle carte che invece saranno seconda fascia e terza fascia per quanto riguarda le donne. Occhio però che non tutti gli utenti hanno capito bene come si ibridano all'interno delle squadre miste, perché loro linkano con la squadra dei corrispettivi uomini, diciamo così, ma non con il campionato. Quindi qui ci abbiamo per esempio una Premier femminile, non linka con la Premier maschile, ma le giocatrici per esempio del Manchester o dell'Arsenal linkano con i giocatori del Manchester e dell'Arsenal. Se anche loro possono finire all'interno di alcune evoluzioni, soprattutto quelle con gli overall bassi, potrebbero smuovere i loro colleghi della stessa squadra maschile e viceversa. E alcune di queste invece sono per nazionalità e anche per squadra, possono essere delle top alternative anche in fascia intermedia e bassa, perché sono veramente veramente utilizzabili. Quindi non tutti capiranno da subito questa opportunità, e vi segnalo che molte di queste carte, poi ne parleremo in live, quindi vi invito a seguire le live sulla piattaforma Viola ogni giorno dalle 9:30 tutte le mattine in live, anche alcune di queste potrebbero avere un incremento nel corso dei giorni successivi allo start, perché la gente ci metterà un po' più a metabolizzare e a capire quali di queste carte possono essere utili, e quindi ci si muoverà come incremento di prezzi solo successivamente, solo un po' più tardi. Bene, per questo video è veramente tutto. Fatemi sapere nei commenti se volete qualche analisi di qualche carta, passate come vi ho detto anche nelle live per chiedere direttamente l'analisi di alcuni giocatori. Noi ci vediamo al prossimo video.